Purtroppo in questo video ho avuto dei problemi con la registrazione della webcam, quindi a volte ci sarà e a volte no. Ad ogni modo, godetevi il video. Bella! Ragazzi, qui tutto che vi sta parlando. Oggi siamo qua, secondo episodio del Road to Division 1. Siamo qua, sempre la stessa rosa. Quindi attacco mezzo buggato con i Barbo e Balotelli. Con Balotelli che c'ha un possesso palla della Madonna, però non ne parliamo. What the fuck? Mi è uscito fare una cosa strana. Vabbè, comunque, e ora cerco la prima partita. Poi ho preso i crediti per fare il pack opening o opening pack. Credo che lo farò alla fine della prima divisione o magari anche. Cioè, sì, alla fine della prima divisione. Alla fine di questa divisione o magari anche prima. E ditemi un pochettino voi quando lo volete, quando vorreste appunto averlo. Io più che altro stavo aspettando che magari ci stava qualche pacchetto speciale, qualche offerta, perché adesso attualmente ci sono solo i pacchetti normali e quindi magari la possibilità di trovare qualcuno colorato. Non c'è, cioè, a parte la squadra della settimana, che comunque sono tipo coreani, roba del genere. Comunque, cerchiamo la partita e ci giochiamo là, bella. Allora, ragazzuoli. Oh, che cos'è quella bandiera? Oddio, Colombia, se non sbaglio. Se non sbaglio, dovrebbe essere colombiana. Non sono del tutto sicuro. Comunque, 98 in intesa, 78 di valutazione, 4 stelle e mezzo, nemmeno poi così tanto scrausa. 3-4-1-2, vediamo un pochettino come va. Allora, la partita è cominciata. Ecco, già. Vai, tira! Morta, ballo te. Già stavo a partire col bug che però non volevo fare, sinceramente. Oh, ma cosa sto facendo? Che palle quando faccio così ste partite. Beh, come l'altra volta. La prima è andata una merda totale. Le altre poi ci siamo, diciamo, risollevati, per così dire. Vai, chi è? Tevez! Che andiamo così! Prima gol, ragazzi. Undicesimo minuto, va benissimo. Grande Carlitos Tevez! Ole, di Natale! Implacabile di Natale, invece no, gli rubano palla così, proprio come se fosse niente. Cross in mezzo di Pirlo! Di testa! Undicesimo minuto! Vai, ragazzi, il Sharawi! Grandissimo, Stefan, è il faraone! Oddio! Non ci preoccupiamo, siamo ancora in vantaggio. 21esimo minuto, c'è tanta strada da fare in questa partita. E si può ancora, diciamo, rimontare. Cioè, anche se poi stiamo ancora vincendo, però rimontare lo stesso. Chi è? Di Natale. Perché Di Natale l'ho portato in difesa? Oddio! Venticinquesimo, ragazzi, 2-2. Non va bene questa cosa. In 4 fottuti minuti ci hanno rimontato. Stanno in pareggio. Oddio, che culo. Chi è che ha difeso? Benatia. Ti ho visto, fratello mio. Ti devo dare una promozione, un aumento di stipendio. Mortacci tua, buffone. Mortacci tua. Ma io sapere il perché. Mi buttano. Chi era? Vidal a terra? Vai che lì. Così, ma vabbè. Famo prima. Cioè, dai, passagli la palla e fai prima, no? Buffon. Oh, che cazzo ha fatto? Una cosa spettacolare. Ma che cazzo? Oh, raga, avete visto? Una cosa. Lo sbaggo totale. Che è quello? Il Barbo testa di cazzo. L'altra volta hai fatto certe partitoni, amore mio. Tanto lo sbaglio, lo so che lo sbaglio, io li sbaglio sempre i rigori, porca puttana, oh. Sì! Io l'ho detto, quello si doveva buttare a destra a sinistra, e andiamo così, dai, non so, tenta di rubare palla, ma non riesce, oh, tacci tua, gol della merda, no! Pallonetto del cazzo, stronzo, perché sono uscito? Perché? Tanto avrebbero fatto il gol della merda, erano in due, quindi. Cazzo saltelli, oh. Guardate. Magari te rimonto e vinco. Oi! El Sharawi! Sempre lui! Il faraone!
sulla fascia, cross in mezzo. Porca puttana. Tira. Ribaldo, palla che non volevo fare. Comunque, sì, mannaggia a lui, oh. Dai. Oddio. 6-4, che cazzo. 77esimo, ancora niente perduto. La speranza è forte in noi. La forza è forte in te, Luke. Mio piccolo Padawan. Oi, Vidal, ancora lui. Vidal. Balotelli, tira! Sì, Balotelli al novantesimo. C'è 5, ragazzi. Le speranze non sono ancora finite. Guardalo la merda, che c'ha paura sto stronzo. Guardalo, che figlio di puttana. Allora, ragazzuoli, seconda partita. Vediamo un pochettino che squadra ha questo qua, 84. Oh, porca puttana, una spagnola. Porca puttana. La bella spagnola, comunque abbiamo la stessa valutazione in tutto, 4-4-2. Neymar però, attenzione, Neymar, Benzema, la vedo dura. Io non, porca puttana, non ci riesco, cioè se ci riesco la mando fuori, quindi in pratica non ci riesco. Certe volte ci riesco, ma raramente. Perché? Porca puttana! Non ho provato a fare il pallonetto, lo giuro, però perché era troppo forte, perché era andato sul giallo. Attenzione, Rodriguez. Nuovo acquisto del... Che culo. Benzema non va di testa. Oh, Pirlo, sulla fascia. Una velocità esorbitante, Pirlo, sulla fascia. Pirlo, prova a tirare. Tira. Tiratela in porta questa, però. Buffon. Tevez. Non mi dire che è fuori gioco. Il Barbo. Olè, non è fuori gioco. Cross in mezzo, potevo anche tirare. Beh così, sì. Sì, Balotelli. Grande Super Mario. Sì. Oddio, Pirlo, quanto è piccolo rispetto a Balotelli. Allora, ragazzi, siamo qua. Allora, rimettiamo di nuovo la divisa. Siamo qua, terza partita. E no, vediamo un pochettino la squadra che ci troviamo davanti. Vabbè, sembra un po' a cazzo the king, come si suol dire. Con Hulk come ala destra. E spero che non bughi con i raggi gamma. Perché non esiste la serie pronosticando quando utilizzavo il Brasile. Hulk era piuttosto bravo e, cioè almeno in una partita, in due partite se non sbaglio. Comunque, siamo qua, tra un pochettino la telecamera, da quel che ho visto, si dovrebbe spegnere. E quindi questa partita probabilmente sarà quasi tutta, se non tutta, con solo il gameplay, purtroppo. Però, comunque sto cercando di risolvere. E niente. Oddio! Cazzo. Ottavo minuto, ragazzi. Abbiamo ancora molto, molto tempo, quindi non perdiamo otto. Non perdiamo l'otto. Pirlo per Balotelli. Tira! Una mozzarella. Si è spenta la videocamera, intanto mi sono reso conto. Pirlo, cross in mezzo, di testa! Sì! Che cazzo è? Lo share, mille volte che metto lo share. Chiellini. Attenzione, Cerci, il barbo, tira! Sì, il barbo! 2-1, ragazzi, 2-1, attenzione, 16° minuto, rimontone, immediato, così. Vai! Balotelli sulla fascia!
Balotelli, Balotelli, ancora lui, Balotelli, Balotelli sulla fascia, cross in mezzo, cross in mezzo, per chi? Sì, sì, 3-1 ragazzi, 3-1, fantastico, Tevez o il Barbo, non ne ho idea, credo che sia stato Tevez, però non ne sono del tutto sicuro, è una cosa idiosa, FIFA 14 su PlayStation 4, porca la puttana, non mi dice chi cazzo ha segnato. Tutto a posto qua, il Barbo, Balotelli, il Barbo, Balotelli, 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 tira! Sì, 4-1, 4-1 di Balotelli, 4-1 ragazzi, 4-1, andiamo così. La stiamo portando a casa, 42esimo. Se facciamo questa abbiamo vinto il titolo della 10ª divisione. Il Barbo va! Tira! Sì! Oh, gol! Che è stato? Tevez! Chi è stato? Non l'ho... Perché ho saltato il replay? Stavo a guardare il replay e ho pure saltato, vabbè. Io... Situazione problematica, pericolosa, estremamente pericolosa, che però riusciamo a scampare. Si scampa il pericolo. Attenzione, tenta di prendere palla, ma non riesce. Dovrei fare la telecronaca, veramente. Tenta scivolata, ma non va. Oddio! Ho fatto la cazzata, ho cambiato giocatore. C'avevo selezionato un amico Benatia, però mi ha cambiato. Vabbè, 5-2 ragazzi, va benissimo, non ci preoccupiamo. Attenzione, Balotelli si fa rubare palla proprio così. Però Balotelli non molla. Balotelli non morba. Il Barbo, non ho idea di come si chiama, però il Barbo, tira! Gol! Passetto forse non me ne sono accorto, sicuramente. Il pavone, attenzione, il pavone. Oddio, tira! Gol! Barbo, ancora lui, ancora una volta, 7-2, andiamo così, festeggia con Cerci, sulla fascia destra. Allora, è stata una faticaccia, ma come avete potuto vedere, titolo vinto, 12 punti, abbiamo avuto uno storico di 4 vittorie, 3 sconfitte, di cui una avevo detto che non l'ho giocata con voi perché sinceramente non mi ricordo quando l'ho fatta. Ultima partita, 7-2, veramente un grande episodio questo qua. E quel che non so, che adesso andiamo ad appurare insieme, è se con rotazione vinto il trofeo, olè. E se, come dire, ogni titolo per vincerlo basta fare 9, cioè non il titolo, ma la divisione, basta fare 9 punti. Perché se fosse così, se ne avessimo il culo spettacolare, no, invece adesso è 10, quindi niente. Non è vero, beh, stavo dicendo cazzate. Quindi, allora, stavo dicendo, il video è giunto al termine, io spero che vi sia piaciuto. Due ultime cose che volevo dire. Uno, il fatto della telecamera che si spegne, sto cercando di risolvere, perché sto cercando su Amazon un'altra batteria perché appunto non sono di stilo da mettere dentro la videocamera, perché altrimenti potrei benissimo cambiarla appena si scarica, ma sono la batteria proprietaria appunto Nikon, e quindi la devo ordinare con un carica batteria esterno per poter, magari sì, ci sarà qualche secondo diciamo di intermezzo in cui sarà spenta, però poi appena la posso la riaccendo, e quindi niente. Quindi niente ragazzi, e l'ultimissima cosa è il microfono che ancora sto imparando a regolarlo, perché sinceramente non riesco bene a impostarlo, e molto spesso si sentono le ventole, ma non tanto tipo della play o del computer con cui registro il microfono, più che altro del computer con cui registro il gameplay, che purtroppo fa un rumore pazzesco, quindi probabilmente lo starete sentendo pure adesso, non lo so, comunque nel montaggio cercherò di non alzare tanto la voce. L'unica cosa è che, visto che non riesco a impostare il microfono, c'è tutto questo problema, quindi ragazzi, a mano comunque migliorerò insieme a voi a utilizzarlo, migliorerò sicuramente insieme a voi anche a giocare a FIFA, perché in arrivo non so cosa sia, c'è scritto una cosa in arrivo, vabbè, comunque, come ho detto prima, il video è sul termine, io spero che vi sia piaciuto, vi sarò lasciare un like, un commento, passare da tutti i social, che trovate sempre in descrizione, soprattutto pagina Facebook, e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi vediamo al prossimo video, bravi ragazzi!